Donald Trump alla guida di un camion dei rifiuti, perché è sul termine spazzatura che si giocano le ultime ore dell'incertissima campagna elettorale americana. Island of garbage. Il primo ad usare questa parola è stato il comico conservatore Tommy Hinchcliffe. A comizio del tycoon al Madison Square Garden di New York ha definito Porto Rico un'isola di rifiuti galleggiante. Un'affermazione che ha fatto infuriare i portoricani americani, il cui voto è decisivo in alcuni stati in bilico, tanto che il cantante Nicky Jam ha ritirato il suo sostegno a Trump. Ma a tirare fuori dai guai l'avversario ed anzi a fornirgli un formidabile assist ci ha pensato Joe Biden con una delle sue proverbiali gaffe. Ad un evento elettorale il presidente ha detto: l'unica immondizia galleggiante che vedo là fuori è quella dei sostenitori di Trump. Nonostante i tentativi dello stesso Biden e della Casa Bianca di spiegare che si riferiva alla retorica e non ai fan di Trump, il tycoon ha immediatamente preso la palla al balzo, scatenando i social conservatori e presentandosi alla stampa alla guida di un camion della spazzatura. Ecco i 250 milioni di americani che votano per me. Se Kamala Harris ha precisato subito che lei non critica nessuno per come vota, i repubblicani sperano che la frase di Biden abbia lo stesso effetto di quella di Hillary Clinton, che nel 2016 definì deplorevoli i sostenitori di Trump. Colpiti nell'orgoglio, gli elettori del tycoon andarono in massa al voto e lei perse le elezioni.